Molti di noi, o almeno i più fortunati, vanno al lavoro ogni giorno e si impegnano nonostante questo lavoro possa non piacere. Eh sì, gli esseri umani per necessità spesso e volentieri devono fare cose che non vorrebbero. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questa nuova storia dal mondo. È vero che le storie fantasy nei libri sono più belle e emozionanti, ma a volte anche nella vita reale ci sono racconti degni di nota. Tanti ne ho portati sul canale e altri ancora arriveranno, quindi lasciate un bel mi piace se ne volete vedere di più e iscrivetevi, attivando la campanellina delle notifiche. Cominciamo! Come ho detto nell'introduzione, noi ci impegniamo ogni giorno a fare cose che spesso non vogliamo fare, ma è una parte della nostra vita fondamentale per vivere. E dare sostegno a chi amiamo, infatti lavorare ci permette di guadagnare soldi che possiamo utilizzare per badare magari ai figli. Proprio questo fa una dipendente di nome Dina, ma prima di arrivare a lei è meglio procedere con ordine, altrimenti non si capisce più niente. Secondo alcune statistiche, la maggior parte dei dipendenti odia il proprio datore di lavoro. Intendo proprio l'imprenditore che possiede l'attività, scommetto anche alcuni di voi. La maggior parte pensa che loro stiano su un piedistallo d'oro a fare niente e dare ordini come dei tiranni, eppure vi sorprenderà sapere che nel mondo esistono dei capi d'azienda in grado anche di capire cosa prova il proprio dipendente. Non è magia nera, questo è il caso di John Fuller. Il capo della catena Coffee Bean & Tea Leaf, catena di bar e ristoranti abbastanza famosa, possiamo trovarne uno anche a Milano. Per qualche giorno ha fatto finta di essere un dipendente, ma non per sgamare chi non lavorava o chi lo faceva male, ignorava del tutto queste cose perché era compito dei capi dei diversi stabilimenti. Voleva più che altro capire il gradimento sia dei clienti che dei lavoratori. Voleva capire bene cosa c'era da migliorare e cosa passava per la testa delle persone che pagava ogni mese. Sapeva che parlando faccia a faccia sarebbe stata una cosa difficile, nemmeno io avrei il coraggio di dire tutto quanto al mio capo sulla situazione in azienda. Ed è stata una mossa davvero vincente, ma vedremo alla fine il perché. Ciò che ci interessa è il fatto che abbia conosciuto Dina. È una madre single con due bambini che tempo fa aveva perso il marito a causa di una malattia molto grave. Quindi, come avrete capito, la vita di questa donna è stata molto molto dura e lo è tutt'oggi. Ciò che lo Stato le dava per i bambini non era sufficiente, a malapena bastava per il cibo ogni mese, quindi faceva tantissimi ma tantissimi straordinari per riuscire a mantenerli e dargli anche un'istruzione decente. Li lasciava spesso dalla nonna e tornava la notte tarda. Tornando intanto a John, il suo travestimento non era proprio il massimo ma sembrava funzionare. Era stato affidato alle cure di Dina che doveva insegnargli il mestiere. Le solite cose, tra fare cassa, servire i tavoli, con piccoli extra come fare anche il caffè, niente di così complesso. Eppure l'uomo faceva finta di non riuscire a capire. Non era sua intenzione mettere alla prova Dina, ma capire come i dipendenti in generale potevano reagire a una situazione simile di persone inadatte, e nel caso trovare una soluzione migliore di affiancamento. Dina l'aveva sorpreso, non mollava. Ogni volta che lui diceva di non capire o sbagliava apposta, lei lo aiutava a rialzarsi e gli spiegava da zero sorridendo e lavorando senza pensieri in testa. Di problemi ne aveva mille, e parlando con John tra una pausa e l'altra si era pure sfogata. L'uomo dentro di lui era commosso. La parte che lo aveva colpito di più era il fatto che anche lei avesse una malattia molto grave e si stava curando con medicinali davvero costosi. In pratica tutti i suoi straordinari andavano in medicina e scuola. A volte era addirittura in rosso sul conto, ma come detto prima non pensava a queste cose. Pensava soltanto a istruire quel nuovo dipendente, che aveva un'età molto avanzata, e sembrava non capire niente. Gli altri del caffè lo guardavano male e lo deridevano. Un anziano che lavora in un bar per loro era uno spasso, ma Dina era diversa, a lei non importava. Sapeva che le persone come lei si accontentavano di qualunque cosa per mantenere la loro famiglia e l'uomo, anche se non aveva raccontato niente di lui, poteva essere nella sua stessa condizione, mai giudicare dalla copertina. Dopo una giornata piena di lavoro finalmente poteva tornare a casa, aveva fatto anche oggi del suo meglio, rimediando pure agli errori di John sotto copertura. Alla fine, invece di arrabbiarsi, era riuscito a mantenere la calma, ma non solo. L'ha anche salutato dicendogli che anche domani si sarebbe impegnata per aiutarlo. Questo fu il colpo di grazia per il cuore di Fuller, che si era tolto il costume e si era mostrato dichiarando di essere il CEO dell'attività. All'inizio era incredula, ma poi si è messa a ridere e ha abbracciato forte l'uomo, che ha voluto fare due sorprese alla donna. Le ha dato prima $20.000 per le cure mediche e $40.000 per i suoi figli, in modo che ricevessero un'istruzione di qualità. Dina era scoppiata a piangere. Non poteva credere alla situazione. Era qualcosa di surreale, nessuno aveva mai fatto tanto per lei. Non era un prestito, ma John le ha chiesto di rimanere il più possibile nel suo bar, e se voleva sdebitarsi in qualche modo doveva solo fare del suo meglio al lavoro. Questa cosa aveva permesso a John di comprendere le mancanze e tante altre cose sul posto di lavoro, e quindi di migliorare la situazione. Sembra sia anche andato in TV.
in una famosa serie dove i capi fanno finta appunto di essere dipendenti. A molti poteva sembrare una sciocchezza, ma per Dina è stata una vera salvezza. Con questo concludiamo. Come detto prima, mettete un bel mi piace, mi raccomando, e attivate la campanellina delle notifiche se volete un altro bel video del genere. E noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.